Amici di Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Pier Francesco Battistini, direttore generale dell'Arezzo Calcio Femminile, che ringraziamo per la sua disponibilità per Grazie questo a voi. Sport a chilometro zero. Grazie Francesco. E quindi entriamo subito nel vivo di quella che è la nostra intervista. Ecco, con questa squadra reduce da un bel successo e soprattutto, a parte il risultato, dal punto di vista tecnico e della condizione, come hai visto la squadra? No, stiamo sicuramente crescendo, stiamo sicuramente prendendo ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. Dopo la partita di Filecchio, questa squadra che non ha dato una serie di vittorie consecutive, ma al di là di quello ha fatto delle prestazioni sempre più convincenti. Per me il risultato di domenica, ma la partita di domenica, nella sua difficoltà, anche perché qualche volta ci dimentichiamo, ci sono avversari che non vogliono assolutamente perdere. E il Riccione l'ha dimostrato domenica, una partita molto bella, molto organizzata, ha cambiato allenatore, ha cambiato alcune giocatrici, e la vittoria di domenica per me è stata molto importante e ci ha dato conferma della solidità di questa squadra che da Filecchio non prendeva gol. Ne abbiamo preso uno nel finale e da parecchie partite non prendevamo gol. Ecco, è un campionato dove ci sono le quattro formazioni di testa fanno la differenza, è Bologna, Pilecchio, è Sassari Torres e Arezzo Calcio Femminile. Le ragazze sono pronte per il salto di qualità o devono migliorare? Ma sicuramente il miglioramento è qualcosa di necessario se si vuole arrivare sopra gli altri, perché un campionato non si vince mai per caso, però mi sembra che il gruppo stia lavorando in maniera sempre più precisa e puntuale e sta dimostrando tanta voglia di crescere insieme a questa società che si è dimostrata ambiziosa sia nel progettare che nel portare avanti questa voglia di promozione anche in un momento così difficile, non solo per il calcio femminile, ma per tutto il calcio, perché stiamo vivendo una situazione calcisticamente davvero improponibile e impensabile qualche tempo fa. Dal 2010 al 2012 a Perugia hai raggiunto risultati eccezionali con grandi vittorie come quelle del campionato di Serie D, la Coppa Italia di Serie D, e il campionato di C2 e la Supercoppa di C2. Com'è nato tutto questo? Questo è passato, questo è stato parte dei 16 anni da allenatore dove ho vissuto bei anni sia a Perugia, ma ho bellissimi ricordi per esempio del tempo passato a Taranto, del tempo passato all'Aquila, del tempo passato a San Sepolcro, del tempo passato a Subiano, quindi ho sicuramente dei ricordi bellissimi. In tutti questi campioni abbiamo raggiunto anche i playoff, quindi a parte le vittorie ci sono state tantissime cose belle. A un certo punto, anche in coincidenza con questa situazione molto difficile, ho cambiato un pochino il mio approccio al calcio, nel senso che in questo momento sono un istruttore per il settore tecnico per Coverciano e ho avuto questa opportunità di lavorare con l'Arezzo Calcio Femminile. La conoscenza del presidente Massimo Anselmi è qualcosa di importante e sto coltivando questa nuova passione. Ma quando una società, un club, una squadra raggiunge risultati importanti, ecco, e ci sono delle componenti Tanti importanti, componenti, tante tante componenti. componenti, tante componenti. Il risultato non si raggiunge solamente con la tecnica o solamente con l'organizzazione apposta. Tu hai citato quegli anni lì, ma in realtà a qualunque livello, se non c'è una simbiosi eccellente fra la società, fra i tecnici, i giocatori, le giocatrici in questo caso, fatico a distinguere perché per me anche le giocatrici sono esattamente come i giocatori. Maschi, nel senso che vogliono essere allenate, vogliono competenza, vogliono organizzazione e precisione. Quindi ecco, queste sono alcune delle componenti. Poi, anche parlando con te, abbiamo discusso l'importanza delle strutture che qui sicuramente a mio parere in questa città dovremmo cercare di migliorare un po', quantomeno, oltre che la presenza anche all'utilizzo di determinate strutture e puntare a qualcosa in crescita per più anni. Sicuramente questa società quest'occhio verso quest'idea ce l'ha e credo che presto lo dimostrerà. Infatti qui c'è grande ambizione. Sì, c'è ambizione, ma c'è allora, guarda, quello che mi ha veramente convinto parlando con il presidente è la sua passione nel voler anche promuovere questo calcio femminile, che non ha lo spazio che merita, perché sono ragazze, io lo ripeto a chi mi ha chiesto le ragioni del calcio femminile sono veramente molto profonde, cioè le ragazze che cominciano a giocare a calcio
superano degli scogli anche culturali importantissimi in questo paese. Quindi loro che lo fanno con una passione veramente grandissima, con grande dedizione, con grosso attaccamento a quel che fanno, e credetemi, lo fanno veramente per passione in primis. Infatti in Italia ci sono 30.000 tesserati, si dovrebbe arrivare almeno a 100.000. Sì, e c'è stato anche un balzo enorme in avanti, anche grazie alle politiche, forse un po', come dire, un po' impositive, date le varie federazioni, quindi la necessità per le scuole professioniste per un'affiliazione con una squadra femminile, ma c'è stato anche un fortissimo incremento anche grazie al mondiale che abbiamo visto. Disputato all'Italia ottimamente nell'ultima stagione, magari anche in assenza di calcio maschile, quello è stata una grossissima opportunità non soltanto per noi sportivi, ma anche per le ragazze che hanno potuto vedere come quel tipo di sogno si può realizzare. E il numero può aumentare come? Può aumentare con la presenza all'interno di questo calcio, a mio parere, di tecnici qualificati, cosa fondamentale perché, come ti ripeto, le ragazze che vanno al campo devono essere potute seguire da persone che conoscono esattamente anche le modalità differenti anche soltanto dello sviluppo fisico della ragazza, ma soprattutto c'è bisogno di gente competente e tesserata, e questo sta avvenendo. La nostra società è un vanto che abbiamo soltanto allenatori tesserati UEFA, quindi siamo molto contenti di questo. E poi dopo ovviamente ci vuole un giusto impulso al settore giovanile, fatto però sempre secondo criteri di sostenibilità, criteri di regionalità, criteri di vicinanza, che per me sono fondamentali per ogni tipo di sport. È importante, e se è possibile, chiaramente quando passerà questa pandemia, andare anche nelle scuole a promuovere questa disciplina sportiva. Era sicuramente nei progetti di questa città, erano i progetti di chi sta seguendo il settore giovanile, perché va promosso anche come sport apposta all'interno delle scuole. Purtroppo è qualcosa che è stato impossibile e forse lo sarà ancora per un po'. Però credo che questa società, non, da questo punto di vista, non si farà trovare impreparata appena sarà possibile farlo, perché non ci sono soltanto obiettivi sportivi, ma anche obiettivi di ordine culturale e sociale. Questa è la linea che ha tracciato il nostro presidente e la linea che vogliamo seguire. Abbiamo parlato di impianti sportivi, però bene o male l'Arezzo Calcio Femminile e il suo impianto sportivo ce l'ha. E questo in che misura vi aiuta a far crescere soprattutto il vostro settore giovanile? Purtroppo è stato un anno per, come puoi immaginare, di sofferenza per il settore giovanile, perché dall'inizio non abbiamo potuto proporre i servizi che solitamente un settore giovanile dà, vale a dire anche soltanto la possibilità di fare le docce in sede, non era possibile materialmente. Numericamente abbiamo subito un pochino questo colpo, però il nocciolo delle ragazze appassionate, dei genitori appassionati, ha continuato appena possibile, grazie anche all'impulso di chi ha seguito il settore giovanile, a venire al campo. Questa è stata una cosa molto importante e speriamo ora, nei mesi che verranno, di avere l'opportunità e di riprendere un po' il filo con le squadre, anche se, ti ripeto, gli allenamenti in forma ovviamente individuale e permessa li abbiamo continuati, ma anche magari a promuovere qualcosina per i mesi estivi, dove magari potremo anche avere la fortuna di avere qualche ragazza che viene e vuol conoscere questo sport, come già sabato scorso è successo. In questi giorni, in questo periodo, in questi giorni, ecco, hai detto che vai a Coverciano per fare l'istruttore tecnico e sicuramente hai tanto da insegnare ai tuoi allievi, ma cosa prendi da questa esperienza? Guarda, questa è una bellissima domanda, veramente, è una bellissima domanda perché oramai con quelli di quest'ultimo corso, tra l'altro ho finito un corso qui in Arezzo e provincia, Valdarno e vicino, e Firenze, ho occupato i ragazzi. A parte ho incontrato ragazzi che conoscevo e che ho visto lavorare, quindi è stata un'opportunità per me di confrontarmici dal punto di vista, diciamo, tecnico. Ma poi, ecco, mi piace cogliere un po' e le loro sfumature, perché ogni allenatore poi dopo ed ogni società ha delle sfumature importanti per capire ancora di più determinate situazioni nel settore giovanile, che magari non ho vissuto pienamente perché ho sempre fatto prima squadra, quanto piuttosto appunto imparare quali sono le difficoltà vere che poi può provare anche un allenatore nel settore giovanile. Quindi tante esperienze, tante persone interessanti sto incontrando e incontrerò. Purtroppo, ecco, un male di questo periodo è che i corsi sono svolti al 90% online, e questo ovviamente capisci, parlare di calcio, parlare di allenatori dove la maggior parte, diciamo, delle esperienze sono di ordine pratico è un po' complicato, però è stata una bellissima, sono belle esperienze.
Hai detto che per, come dire, per ricoprire l'incarico di direttore generale ti ha convinto Massimo Anselmi, insomma, ma il Pier Francesco Battistini da essere seduto in panchina dietro una scrivania, come cambia il tuo lavoro? È cambiata abbastanza, è cambiata abbastanza. Non ti nascondo che il campo ha sempre una forte attrattiva su di me. Ho avuto tante opportunità questa stagione di tornare ad allenare per questa stagione e forse anche in futuro. Non so se lo farò, ma nel frattempo continuo ovviamente a lavorare, aggiornarmi, a continuare a seguire i campionati che sono di nostra competenza, diciamo. Però ecco, mi sta piacendo molto anche quest'altra faccia del calcio, non soltanto femminile, ma proprio anche lavorare a livello organizzativo, cercare di capire quali sono i meccanismi per una società che vuole ambire a qualcosa di importante. L'ho vissute da giocatore, sono stato fortunato da allenatore, esperienze del genere, mi piacerebbe viverle anche a dirigente perché sarebbe un bel coronamento. Potrebbe essere il tuo sogno nel cassetto. Sì, ma il calcio ora mi ha insegnato che non bisogna fare progetti mai a lungo termine, ma vivere bene le cose che vengono offerte, perché purtroppo ecco, il calcio di 3 anni fa, 2 anni fa non esiste più. Toccherà progettare un nuovo calcio, tra virgolette, dove però la presenza delle persone qualificate per me è determinante a ogni livello. Non bisognerà improvvisare niente perché avremo ragazzi che dovranno recuperare da un anno in attività nei settori giovanili, nelle squadre dilettantistiche, e quindi avremo anche responsabilità di ordine anche sociale, a mio parere, perché quello che si è perso in questo anno lo quantificheremo negli anni a venire. E per me l'opportunità che abbiamo noi allenatori di influire su questa rinascita, su questa ricrescita, allenatori di calcio intendo, è determinante nel maschile e nel femminile. Quindi tanto spazio a persone qualificate, a persone che sanno quello che fanno. E sanno anche che bisogna sempre costantemente migliorarsi. Io ti ringrazio, sei stata davvero gentilissima, mi ha fatto davvero tanto È piacere. piacere mio di avervi ritrovato e a presto. Quindi grazie a Pier Francesco Battistini e a quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti. Va bene? Marindre.